società oggi è molto più informata di quanto lo era nel passato. Nelle nuove tecnologie, una maggiore attenzione alla presenza di strumenti informatici alla base del sistema produttivo valorizza certi strumenti e crea forse anche determinate illusioni. Chi si interessa dei problemi della salute dei cittadini deve cogliere questa profonda trasformazione che è in atto nella nostra società e cosa sia necessario introdurre i valori che sono alla base di una realtà sociale e che possono metterci nelle condizioni di assolvere a una funzione positiva. Documentare è un problema molto importante. Come documentare? Che cosa documentare? Io ritengo che l'attività fondamentale che debba essere svolta da DORS è quella della costruzione del tessuto dei promotori della salute all'interno delle singole strutture del Servizio Sanitario Regionale. Questa è la prima funzione. Mi interessa una operazione che parli con gli amministratori comunali, delle migliaia di amministratori comunali che debbono inserire il problema della salute dei cittadini in legame alle molteplici cause che oggi, anche dalla pubblicità, dall'informazione, ci vengono ad essere presentati e dimostrati come dei fattori che mettono in crisi i problemi della salute, i problemi dell'ambiente, i problemi della vita normale, i problemi vari che interessano tutti quanti i cittadini che quando non sono affrontati creano problemi di salute o se non ancora di salute, di malessere che sono poi l'anticamera di comportamenti che possono poi mettere a repentaglio la salute. Credo che un DORS debba assumere questa dimensione e che debbano essere dati gli strumenti e le risorse per fare questo, altrimenti si è solo i portatori di qualche messaggio o di qualche iniziativa che non riesce a incidere e a modificare i comportamenti dei cittadini e avvalersi della modificazione dei comportamenti degli operatori sanitari, ma anche di quegli altri operatori nei vari altri settori, in primo luogo quelli della formazione, dell'istruzione nei vari livelli, ma anche della comunicazione, che sono poi decisivi per cambiare i comportamenti del cittadino e di renderli coerenti con il suo bisogno di salute. DORS deve essere, secondo me, uno strumento per parlare al servizio sanitario, innanzitutto. Una documentazione per gli operatori sanitari aggiornata alla evoluzione dei problemi, ma anche aggiornata in relazione a quelli che sono, che possono essere i sostenitori di una corretta politica della salute. Io registro in modo negativo che non esiste mai una posizione ufficiale su queste questioni. Bisogna avere il coraggio di dire la propria opinione e sviluppare un'azione che rende i singoli cittadini consapevoli dei propri diritti e del principale diritto alla salute
è il compito fondamentale di una organizzazione che vuole tutelare la salute di tutti quanti i cittadini.